Pavoletti. Ma serve poco perché 23 gol sono tantissimi. Bellinover invece ha scelto la squadra, diciamo che per ora da più garanzia. Facendo benissimo, le ultime partite sono state veramente etica sfida tra Pecchia e Ranieri, perché all'andata c'era ancora Fabio Liverani sulla panchina dei Sardi. Hanno giocato la loro squadra con Cagliari o Venezia nel preliminare. Cagliari ha vinto. Letti un po' timido qua di testa, preoccupato forse all'arrivo di Osorio. Buffon. Del Prato, Buffon. Il rilancio di Buffon in zona Benedice. Tiene Pavoletti, in orizzontale c'è Mancoso, già in zona tiro. Lo prova Buffon in due tempi. Non è giusto, ha calciato questa palla perché la Padula ha fatto finta di venire in conto, è andato in profondità, quindi gli è aperto anche lo spazio e Mancoso per calciare. Troppo poco per macchina aiuto, pallone scomodissimo per Osorio, stava per portarglielo via la Padula. Buffon, Cobalt, il lancio di Buffon verso Benedice, far muovere un po' i difensori del Parma. Calcio che vale un gol. Altare la ributta in avanti, ma con pochissima precisione. Oggi palla sui piedi dei difensori centrali di rimanere in campo. Il fischio di Colombo, parte Mancosu, Buffon c'è. Sì, non ha fatto neanche il passo a destra, ha fatto tanto un mezzo passo avanti, la palla non era angolata, quindi lui non ha rischiato di andarla a bloccare. Recupera la posizione Paolo Azzi, ha speso tanto in questa prima. Buffon preoccupato all'arrivo di La Padula, va profondo, portate anche lì all'obiettivo, in quel caso una miracolosa salvezza. Colpo di testa troppo morbido di Pavoletti, facile per Buffon. Ranieri che dopo aver Ori e Buffon. E chiedo a Marco di questa intensissima semifinale, chiaramente da verificare adesso durante l'intervallo. Lucità, esatto. Perde sui pallonieri. Perde sui pallonieri, però Ranieri giustamente fa qualcosa, no? Per dare anche l'uno contro uno, cosa che non è.